Salve a tutti, Domenico Giordano della Giordano Brokerage Est. Siamo qui nella metro Kashenkeli di Mosca, quindi stiamo facendo una passeggiata perlustrativa per capire un po' i nuovi prodotti, capire gli assortimenti. E devo dire che ogni volta che si viene in un supermercato o iper si scoprono sempre tante cose interessanti. L'Italia qui in metro è presente non tantissimo quanto potrebbe essere, e qui aggiungo la mia considerazione: non è presente quanto potrebbe essere perché manca un po' il coraggio degli imprenditori di fare dei passi un attimino più rischiosi, più da imprenditore, per venire qui. Detto ciò, questo video è per parlavi un po' delle trattative fatte negli ultimi mesi con alcuni importatori e alcune catene di distribuzione. Quando voi già lavorate in Russia, avete già dei rapporti consolidati o anche rapporti appena nati, comunicatelo in maniera tale che durante la trattativa si possono fare determinate valutazioni. Quando voi non lo comunicate appositamente, questa informazione viene poi fuori dopo un giorno, dopo due, dopo una settimana, perché comunque già nei supermercati vedi che il prodotto è presente, e tutto ciò va ad annullare un po' il lavoro fatto con l'altro importatore. Cioè, se sei già presente uno fa una valutazione, se sei completamente assente dal mercato ne fa un'altra, e questa a volte furbizia da parte di di produttori che non comunicano perché pensano che l'informazione sia riservata. Ma se voi vendete in Russia, da qualche parte sarete presenti, quindi chi fa i check store, chi fa la spesa, il prodotto prima o poi lo vede. E tutto ciò non permette di costruire un rapporto solido, non permette di costruire un rapporto basato sulla sincerità. Di questi episodi me ne sono capitati tre quest'anno. E qualcosa è andata in porto ugualmente, qualcosa si è arenata, un'altra è stata chiusa perché l'importatore con cui abbiamo avviato le trattative ci ha detto: ma vi abbiamo chiesto, siete presenti in Russia? Ci avete detto di no, poi scopriamo che siete presenti in altri posti. Quindi capisco di non dire la trattativa è in corso, ma se siete già presenti comunicatelo. Questo va solamente a vantaggio del rapporto, della chiarezza. L'assortimento può essere diviso fra vari clienti quando è possibile, quindi nascondersi dietro un dito non fa bene a nessuno, e noi abbiamo perso tempo. Vi saluto dalla metro di Mosca e buon lavoro a tutti.